La controversa domanda «Come è cominciata la vita?» confonde l'umanità da migliaia d'anni. Vi sono due scuole di pensiero. Una sostiene che Dio sia il padrone della natura, il creatore e governatore dell'universo che ha intenzionalmente progettato ogni forma di vita sulla Terra. Questa teoria è nota come scienza della creazione o teoria della comparsa improvvisa. Una teoria opposta, che prevale nella società di oggi e in ambito scientifico, è nota come evoluzionismo. Fino a Darwin, molti scienziati concordavano con la versione biblica secondo la quale gli animali si riproducono continuando la propria specie. Ma quando si attribuì più affidabilità alla versione evoluzionista, gli scienziati furono messi sotto pressione per provare l'ipotesi di Darwin e spiegare come delle forme di vita si potrebbero trasformare in altre. Si dice che il modo in cui l'evoluzione procede è dovuto ai danni di qualche influenza esterna, ad esempio errori commessi da una cellula per effetto di radiazioni provenienti dal cosmo. Tali errori si chiamano mutazioni. Oppure si pensa che un organismo si trasformi gradualmente in un altro, da singola cellula alla classe degli invertebrati, come molluschi e stelle marine, per passare ai pesci vertebrati, agli anfibi, ai rettili, agli uccelli, ai mammiferi e finalmente all'uomo. Ed eccoci qui, come risultato di miliardi di errori. Gli scienziati sanno che il codice genetico impedisce ad una forma vivente di trasformarsi in una specie diversa. Così affermano che mutazioni o danni nel DNA devono essere responsabili dei processi evolutivi. E lo credono, nonostante la prova evidente che nessuna nuova specie è mai derivata da una mutazione.